Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul nostro canale di tecniche di tornitura CNC. Quello che farò oggi non sarà un tutorial, ma sarà bensì presentarvi un programma fatto, un sottoprogramma, dire la verità, fatto per un cliente la cui esigenza è quella di fare tante scanalature radiali. La sua esigenza era quella di avere un sottoprogramma fatto di variabili che si potesse prestare a fare qualsiasi tipo di gola di qualsiasi dimensione, di qualsiasi profondità, poter scegliere all'interno del sottoprogramma tramite le variabili se la parte esterna era fatta di smussi o di raggi, poter sceglierne se farne solo una, se farne due, tre, quattro, 10 piuttosto che 20 a una distanza prestabilita. Ecco che ho creato un programmino in grado tramite queste poche variabili, poche non sono proprio poche, ma per il nostro scopo tutto sommato sono poche, per permetterci di fare quanto richiesto al cliente. Il programma è poi questo ed è un programma che metterò poi in descrizione in modo tale che tutti lo possiate utilizzare anche nelle vostre aziende. Sfrutta fondamentalmente le variabili, i salti incondizionati, eccoli qua, oppure i salti così condizionati. Le variabili le utilizzo per definire il diametro esterno della gola, il diametro di fondo della gola, la larghezza della gola, lo spessore inserto, che è fondamentale perché nella macro G75 mi serve per determinare quelli che sono poi gli spostamenti in larghezza per fare gole ovviamente più larghe dell'inserto, gli smussi o i raggi esterni, se per qualcuno è poco chiaro dopo lo andremo a vedere, il raggio di fondo gola. Ovviamente devo stabilire una posizione in Z della gola e stabilisco come posizione quella dello spigolo sinistro, stabilendo con uno 0 o con un 1 se gli esterni saranno raggiati oppure smussati. Il parametro 131 è la mia origine per quanto riguarda la prima gola, quindi sarà sempre a 0 e non va modificato. Il parametro 132, mettiamolo a 1 in questo momento, salva, è il numero di gole che andrò a ripetere. N103 è la distanza delle gole con segno più o meno a seconda se le gole sono ripetute da destra verso sinistra, quindi sarà meno, da sinistra verso destra. Ovviamente quando il 132 è 1, il 133 viene ignorato. Dopodiché metterò una mia origine impostandola, un spostamento origine che inizialmente sarà uno spostamento origine di 0 mm e sotto il mio spostamento origine andrò a rimodificare il mio 131 sommando al 131 stesso lo spostamento dell'origine. Ecco che vado in una distanza, ad una distanza di sicurezza in rapido, quindi 100 diametro esterno più 2 mm. E Z è un conteggio che farà in modo che sul fianco destro ci sia appunto 0,5 di sovrametallo. Poi andrò a utilizzare la macro per le scanalature radiali, inserendo come Z il mio parametro 106 maggiorato in positivo di 5 decimi per lasciare 5 decimi sul fianco e un fondo gola maggiorato di 5 decimi per lasciare 5 decimi sovrametallo sul fondo. Ogni 3 mm romperò il trucciolo e lo spostamento di ogni taglio sarà pari allo spessore della lama moltiplicato per 1000 minorato di 500. Questo perché? Per 1000 perché questo valore è in millesimi, minorato di 500, perché ovviamente mi devo spostare sempre di qualcosina in meno dello spessore della lama. Se 130 è uguale a 1, quindi questo, io ignoro questa parte di programma qua che serve a definire il profilo della gola con gli smussi, e salto al blocco 200, quindi vado a definire un profilo, e dopo lo vedremo bene, il profilo, cioè entro dentro da un lato e dall'altro e faccio gli smussi con i raggi. Se invece
è uguale a 0, quindi diverso da 1, proseguo la lettura, faccio il profilo con gli smussi e con Go to 300, cioè salto incondizionato, salto la parte di profilo raggiata. Poi con questo contatore, cioè 132 meno 1, solo se 132 risulterà superiore a z, tornerò a 10 e rifarò tutto con l'origine di 131 spostata. Se invece questo conteggio sarà, cioè 132 meno 1 uguale a 0, terminerò il programma. Andiamo a farlo in pratica dopo questa bella spiegazione e vediamo cosa salta fuori. Noi abbiamo un diametro esterno della gola di 100, un diametro di fondo gola di 5, una gola che verrà fatta larga 5 mm, con una lama da 3 mm e uno smusso o un raggio sull'esterno di 1 mm, un fondogola di 0,5 mm e la posizione di Z, cioè questa, tanto per questa posizione qua, è meno 10. Gli esterni saranno inizialmente raggiati e faremo una sola gola. Già ce l'abbiamo qua, eseguiamola, riavviamola, partiamo in single block così posso ingrandire e poi eseguiamola e vedete che qua abbiamo i raggi, che questa distanza è 5. Facciamo singolarmente i vari movimenti, vedete che qua ho un profilo, definisco il profilo con i raggi, quindi profilo di sinistra, tenendo conto ovviamente dello spessore della lama che sarà azzerata in questo punto, e qua termino il profilo rasando la gola sia sui fianchi che sul fondo. Ora, se io vado a modificare un parametro, vado a modificare anche la gola, quindi facciamola più profonda. Questa gola facciamola profonda 80 mm, cioè facciamola profonda fino a diametro 80 mm. Poi e facciamo la larga 8 mm. Andiamo a eseguire. Simula, riavvio, blocco singolo per permettermi di ingrandire e via. Vedete che fa tre passate non più due e la gola è più larga. Parte sempre da z-10, quindi essendo larga 8 mm, questo spessore sarà 2. Ora, noi qua abbiamo due raggi, andiamo a modificare la variabile e andiamo alla variabile 130 dicendogli che questo diventa non più 1 ma 0, per cui eseguiremo due smussi. Andiamo a simulare. Non ho riavviato, scusate. Ed ecco che, come vedete, non abbiamo più dei raggi qua, ma abbiamo due smussi. Smussi che ovviamente posso fare di 1 mm, ma smussi che, sia che siano raggi o che siano smussi, posso incrementare a 3 mm. Beh, 3 mm dovrei spostare, posso spostarli a 3 mm, ok. Alter, però spostiamo anche la posizione della gola perché sennò viene una schifezza e la mettiamo a meno 15. Andiamo a simulare. Riavvio e come vedete adesso abbiamo degli smussi molto molto più generosi. Ora però io di gole ne voglio 3.
Quindi ci portiamo in edit, andiamo in ripetizione gol, gli diciamo 3, alt, a una distanza, visto che l'abbiamo fatta di 8, almeno meno 15, alt, simulo, riavvio, start. Ed ecco che di gol non ne abbiamo più 3, ma ne abbiamo 4. Cioè non abbiamo più una, scusate, ma ne abbiamo 3. Torno nel mio programma principale. Gli dico di farmele a 70, quindi gole molto profonde. Però le voglio larghe solo 5 mm. Smusso 1 mm è più che sufficiente. Le rifacciamo partire da 10. Di ripetizioni ne vogliamo 6. E distanza meno 8. Alter. Simula, riavvio, start. Ecco, vedete che con le variabili e un sottoprogramma simile, io posso fare un sottoprogramma unico che mi permette di gestire più gol alla volta, più profili alla volta, ovviamente. Con questa tecnica ci si può sbizzarrire, le gole potrebbero anche variare di profondità man mano che io avanzo, basterebbe mettere un calcolatore sul parametro 101 e farlo crescere di 2 mm ogni ripetizione. La stessa tecnica si può applicare con gli utensili motorizzati per definire un ciclo unico per gli esagoni in base alla loro dimensione e alla fresa e alle profondità che noi vogliamo andare a fare. Per cui questa tecnica di programmazione è veramente la più flessibile, perché una volta che si hanno fatti quei 7-8 sottoprogrammi che ci servono, rende molto più veloce e flessibile la programmazione di ogni singolo profilo. Bene, su questa cosa poi io ci farò un tutorial e sfrutterò esattamente questo programma per farlo. Di conseguenza, seguitemi che arriverà una spiegazione dettagliata. Io spero di esservi stato, scusate, di esservi stato utile e spero che vogliate utilizzare questo programma anche nelle vostre officine, che vi possa essere utile. Quindi copiatelo pure dalla descrizione, sfruttatelo quando volete, non c'è copyright, e magari modificatelo, perché per esempio io ho già pensato in questa zona, per esempio, di non arrivare esattamente al parametro 100, ma di arrivare a un parametro 100 maggiorato di un paio di decimi e raggiungerlo qua al parametro 100 con uno smusso per non lasciare ombre, ma a qualcosa lascio fare anche a voi, altrimenti basta semplicemente minorare un po' il diametro di fondo gola, maggiorare lo smusso e poi partire fisicamente da un 100,2. Ecco, ci sono mille metodi per non lasciare ombre sui pezzi. Però è un bello spunto. Vi ringrazio per essere stati con me, per avermi seguito. Spero di essere stato di vostro interesse, magari di avervi anche aiutato un pochino nel vostro lavoro quotidiano. Se il video vi è piaciuto, come sempre, mi fate una grandissima cortesia se lo condividete nei vostri social e via, ci mettete un mi piace se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, è ovvio, cosa ve lo dico a farlo, ormai lo dicono tutti gli youtuber seri, lo dico anch'io che sono lo youtuber del trucio. Buona giornata, anzi buona serata e grazie a tutti.